Ciao ragazzi, super up per Bitcoin, nuovi massimi relativi, non storici, ma comunque nuovi massimi per l'anno 2019. Si conferma uno dei migliori titoli al mondo insieme all'oro che sta galoppando molto molto bene anche in questa fase. Non vi lascio soli anche se il video dell'analisi ciclica è quello di lunedì. Vi pubblico un video oggi, ragazzi, non era previsto perché è weekend, ma sui mercati dobbiamo fare sempre così. Quindi dobbiamo stare sempre attenti. Non vi lascio soli, chiaramente in questi momenti concitati di massimi che si susseguono, cosa dovete fare, cosa non dobbiamo fare, dove la resistenza, cosa c'è in progetto per la cripto più famosa al mondo, quello che possiamo vedere oggi. Facciamo un leggero briefing sui grafici, vi faccio vedere la fascia di resistenza, ma poi ne discuteremo molto più approfonditamente lunedì. Quindi iscrivetevi al canale, ragazzi, per non perdere i nuovi aggiornamenti, perché sono importantissimi, come vedete, soprattutto in questo momento concitato. Ho il grafico di Bitcoin dietro di me, ve lo faccio vedere subito. Guardate che botta! Intanto la prima analisi relativa all'RSI, che ci ritorna in iper comprato, confermando pienamente la forza del mercato. Quindi tutto perfettamente confermato. Grande forza per Bitcoin, niente di anomalo, niente di diciamo particolarmente importante. Qui vedete già i miei disegni ciclici di cui parleremo lunedì, ma vi volevo solo far vedere questa fascia di resistenza. Avevo detto la scorsa settimana, mi pare, non mi ricordo, ragazzi, in un video dove dicevo che l'entrata sulla resistenza 2 dei 9002, questa qui, ragazzi, avrebbe dato spazio massimo più o meno a un raggiungimento degli 11.000 e qualcosa. Ci siamo arrivati, ragazzi, ok? Ci siamo arrivati. Adesso il problema dov'è? Come appunto mi aspettavo, ho detto io, quanta fetta di torta possiamo prendere da questo rialzo? Vi avevo accennato che secondo me la fetta di torta poteva essere un po' ridotta. Quindi al momento siamo riusciti, diciamo, a fare questo up sopra i 9200, che poi ha dato questa impennata di più 10 oggi. Quindi l'obiettivo era più 10, più 15 massimo di questo tipo di struttura di rottura dei 9200. A questo punto, ragazzi, cosa si fa? Si esce in take profit? No, perché dovete sempre seguire il trend. Trend is your friend. Ho fatto anche la maglietta, tra l'altro arriverà nelle prossime settimane la mia maglietta Trend is your friend con il logo Trading On. Allora, dovete seguire il trend sempre, ragazzi, però un occhio alla fascia di resistenza che in effetti c'è, ed è questa qui che vedete. Anzi, ve la disegno proprio. Vediamo se riesco a... Eccolo qui, devo spostare. Ok, questa è la fascia di resistenza che è nuova, che potrebbe essere d'impatto. Quella che vedete qui, ragazzi, è un'area di debolezza ciclica temporale, quindi non c'entra col prezzo. Mi raccomando, non vi confondete, ok? Che alcuni di voi si confondono. Allora, questa è la fascia di resistenza che ci aspettavamo, quindi ci siamo pienamente entrati. Ora quello che dobbiamo capire è: il mercato continuerà a crescere, sfonda questa resistenza a 11.500-11.600, perché questa fascia qui diventa a questo punto un supporto, ok? E la fascia quassù diventa la nuova resistenza, ragazzi, la nuova resistenza di Bitcoin. Dobbiamo chiederci se ce la farà o si fermerà. Io spero che si fermi, ragazzi. Lo so che sembra strano che uno dice una cosa del genere, però io spero che si fermi, perché altrimenti andiamo in bolla e non mi piace la bolla, non mi piace sui mercati, soprattutto in questo discorso qui. Vi dirò quello che penso nel video di lunedì sull'analisi ciclica, dove farò una serie di conclusioni molto importanti, ma poi
Se continuerà così, vediamo lunedì, ragazzi, in settimana faremo un nuovo webinar come quello che avevamo fatto, Bitcoin preparati al futuro, che ha aiutato tantissimi di voi a gestire questo momento di grande rialzo. Molti di voi hanno trovato una grandissima utilità, quindi faremo anche questo nuovo webinar per di briefing generale, che mi piace molto fare, dove possiamo avere un'ora dedicata per noi, ragazzi, per far sì che si capisca bene come gestire questa fase di rialzo se per caso il mercato non si ferma più, perché se non si ferma più va in bolla, e se andiamo in bolla è un ni, non è una cosa che proprio io apprezzo, ma c'è una possibilità che va anche considerata se si va in bolla, ragazzi, una possibilità che dobbiamo considerare c'è. E questa possibilità la vedremo probabilmente in questo briefing che faremo nella prossima settimana. Vi comunico sempre sul canale Telegram, per esempio, l'iscrizione al webinar. Vi comunicherò anche sul canale YouTube il tutto per potervi iscrivere. Vediamo per i soliti problemi dei posti, ragazzi, se riusciamo anche a fare una iscrizione più ampia dei soliti 100 posti. Allora, per oggi è tutto, siamo in pieno up, i mercati sono forti, le balene lo confermano, anche i miei indicatori VAI, chi è nella Trading Academy lo sa, li guardiamo ogni giorno, sono tutto confermato ragazzi, niente di anomalo, non c'è vendita da parte delle balene, i mercati spingono in maniera estremamente rilevante. Attenzione però a questo incremento parabolico, se non sente neanche la resistenza a 11.700, questa è in piena fascia di diciamo che ce l'avamo dati come target di raggiungimento, ci siamo arrivati. Se il mercato si ferma qui è tutto ok, se il mercato non si ferma qui attenzione, perché ci sono due cose che dobbiamo guardare. Per il resto nelle operazioni avete la resistenza più importante, questa è la fascia di resistenza, ragazzi, questa è tra i 10.000 e 11.007, la fascia che dovrebbe mantenere nelle prossime settimane, vedremo se lo mantiene, ma dovete comunque seguire il trend, non uscite in take profit in questa fase se non avete determinate strategie. Io ho una strategia che ha preso il take profit a 10.008, quindi più o meno 11.000, ha preso il take profit, ma perché ci sono le altre che sono ovviamente ancora long, ok? Noi ci rivediamo lunedì per l'analisi anche di Ethereum. Ethereum spinge ancora, anche lui sopra i 300, tutto up, tutto ok. Scusate però che questa cosa la devo dire, perché tolgo anche gli occhiali, siamo in fine video, è sabato e lo dico a tutti. Chi è che sta aspettando 2005 Bitcoin? Che lo aspettavate? Perché dovevate comprarlo a 2005? Vi ricordate? Quanti messaggi mi avete mandato sul mio video YouTube che vi dicevo trend long su Bitcoin e mi avete criticato pure ogni tanto? Vabbè, ci sta, perché le critiche sono anche costruttive. Però, ragazzi, se si parla su alcune cose ci sono sempre dei motivi, ogni tanto fidatevi anche di quello che si dice su YouTube, anche se so che internet è pieno di fuffa, va bene, 2005, ma magari ci arriva, fra 3 anni, siamo usciti prima 1000 volte. Ciao a tutti, buon weekend!